Allora, la situazione è questa. Behold the King of Kings. On your knees, dog. The King of Kings. There is only one. Ciao ragazzi, un saluto da Monaco, Joe, Max Paccagnella, The King. Non volevo neanche fare il video perché dopo la bastonata che abbiamo preso 3-0, poi ho detto, ma sì, ho detto, sono cose che succedono, meglio adesso prendere 3 palloni che prenderli durante l'anno. E comunque diciamo che gli abbiamo regalato la vittoria su un piatto d'argento, perché gli abbiamo fatto fare 3 gol che veramente siamo stati noi a regalare, abbiamo regalato la partita. Dai, a parte gli scherzi, dai, volevo essere un po' più soft, visto i tempi che corrono, non è un bel periodo per nessuno. Si occupa della mente, non per quasi tutti voi, non per me di certo, però vabbè, incassiamo la sconfitta e si va avanti. Certo che perdere contro una diretta avversaria per la promozione in Serie B, diciamo che un po' ci dà fastidio, indubbiamente. Ecco, dove stanno gli errori? Io credo che l'errore possa essere stato, c'è chi dice aver cambiato modulo, questo lo credo anch'io. L'allenatore, anche il DS Sogliano, dice che non è stato causa del cambio modulo. Secondo me un po' tutto ha influito, sicuramente anche i troppi cambi, il turnover fatto da mister Mandorlini. Sicuramente se c'era una partita in cui non si dovevano cambiare determinati giocatori, era proprio la partita contro la seconda in classifica, una diretta avversaria per andare in Serie B, quindi con il Perugia. Secondo me dovevamo giocare con lo stesso modulo, con gli stessi uomini. E sicuramente chi è entrato non ha fatto bene. Poi c'è da dire una cosa: il primo tempo l'abbiamo giocato alla pari finché non abbiamo preso il secondo gol. Il primo gol nel secondo tempo abbiamo fatto una bella partita, cioè una buona partita. Nel secondo tempo ci sono stati un po' di palloni persi da Alfredson, e secondo me, anche se io sinceramente provo molto molta stima per l'islandese, domenica secondo me non era in palla, perché comunque ha perso parecchi palloni, ha dato la possibilità agli attaccanti del Perugia di andare in porta, e quindi qualche volta anche Alfredson bisogna, come si dice, dargli qualche turno di stop, o comunque può entrare eventualmente in partite in corso. Adesso non voglio dire che la colpa è di Alfredson, perché comunque la difesa ha sbagliato molto. Gasbarro, Krešić, che era di ritorno da un infortunio, non ha giocato assolutamente bene, ha avuto grandissima difficoltà con Melchiorri, e quindi la partita la si è persa nella fase difensiva, perché i
gol sono venuti per dei nostri errori. Abbiamo regalato un rigore con Ronaldo che poi tra l'altro fa troppi falli, troppa ammonizione. Non posso in un campionato fermarsi 5-6 volte perché gli saltano i nervi. Oggi ho sentito che Sogliano, la società, ritiene il caso di multarlo e si deve tenere un po', deve essere un po' tranquillo perché la squadra ha bisogno di lui, perché comunque è fondamentale. E non può avere di queste, quelle reazioni. Poi che i giornalisti montino un caso Ronaldo, assolutamente no. Il fatto che abbia gettato la fascia non è alquanto vero perché l'ha lanciata verso un compagno di squadra. Se parliamo del Ronaldo, quello che commette troppi falli inutili o ha delle reazioni nervose non consone a un capitano, ci sta benissimo, però non guardiamo il discorso, non tiriamo fuori cose che non ci sono, come aver lanciato la fascia da capitano, perché non è assolutamente vero, l'ha lanciata verso il compagno. Quindi i giornalisti, soprattutto quelli, no, quelli del mattino sono, e come al solito il mattino è un giornale che non sarebbe neanche da aprire per tutti gli articoli che scrivono, ma in qualsiasi contesto. Quindi lasciamo stare. Allora, ripartiamo dal discorso di domenica. La partita l'abbiamo regalata noi, andiamo a vedere un po' chi merita e chi non merita. Vannucchi, l'ho detto dall'inizio della stagione, Vannucchi non merita il pallone. Basta, cioè, non merita il pallone. Non è un giocatore da pallone. Scusatemi, io vi avevo detto già dall'inizio del campionato che per me non ero un portiere da pallone. Ho detto speriamo che la difesa mi faccia arrivare pochi palloni difficili da parare. La difesa domenica è saltata nel secondo tempo e Vannucchi si è rivelato quel che è, un portiere mediocre. Dall'inizio del campionato non si vede una partita in cui sia sicuro in mezzi pali o fuori o che comandi la difesa, cioè è incerto. Per carità, mi sbaglio, non capisco niente di pallone, però vabbè, questa è una mia opinione personale. Qua non sto a contestare i giocatori, cioè, dico solo quello che è il mio pensiero da profano, ok? Spero di sbagliarmi, spero che lui si riprenda, spero che faccia il bene per il Padova, così siamo tutti contenti, lui è contento, i tifosi sono contenti, la società Calcio Padova è contenta e quindi possiamo fare grandi cose insieme anche con Vannucchi. Quindi non sto qua contro qualcuno, assolutamente no. Prima mi sono anche messo a ridere quando ho detto meglio perdere adesso che perdere nel mezzo del campionato verso la fine. Queste lezioni ci servono. Bagno d'umiltà, torniamo a lavorare. Poi sono convinto che la squadra c'è, l'ho sempre detto. Mi sono sbilanciato, ho detto il Padova va in B. Se il Padova non va in B è perché facciamo delle cappelle come domenica, ok? Per il resto no, per il resto non c'è problema. Non c'è problema, sono convinto, abbiamo una rosa ampia, quindi sono convinto che possiamo fare il salto di categoria come prima. Se non riusciamo come prima la faremo nei playoff, ma ce la facciamo. Allora, difesa Germano buono, l'unico che si salva in difesa, Pelagatti niente, cioè non ha giocato bene, era partito bene, poi si è perso, quindi i due centrali lasciamo perdere. Curcio, rispetto ad altre volte, ha provato a contrastare il diretto avversario di fascia, però non ci è riuscito. Quindi
ha una sufficienza. Per il resto, Alfredson, sbagliato troppi palloni, cioè palloni anche importanti, perché ha lanciato gli avversari a rete, quindi più di un 5 non va. Era partito bene, comunque un buon primo tempo, sì. Saber ha fatto una buona partita. L'unico che è arrivato alla sufficienza è Saber, perché avessimo tutti uomini come lui. Buono, beh, mi è sempre piaciuto. Poi Nicastro fuori posizione, cioè, lo sappiamo tutti che è una prima punta, cioè non può giocare da laterale offensivo, da seconda punta, cioè, ha fatto bene quando ha giocato punta centrale, ma non capisco sta roba qua. Cioè, lui si danna, ma è fuori posizione, quindi non riesce a dare quel che può, perché il ragazzo c'è, cioè, se lo metti centrale fa male, fa male. E poi Soleri, niente da fare. Soleri si marca da solo, quindi non mi ha convinto. Non. Cioè, si nasconde dietro gli uomini, l'unica cosa buona che fa è la sponda, però non si va da nessuna parte. Speriamo, dai, speriamo che possa far meglio e che magari anche lui ci possa dare una mano. Comunque, è un episodio. Già domenica arrivano i Metallica a Lugano. Cazzo, vorrei andare tanto a vedere i Metallica, ma non c'è verso. No, a parte gli scherzi, dai, Metallica. Arriva il Metallica. Vedi, col Metallica Mandolini eventualmente poteva fare qualche cambio, se voleva provare qualche modulo, qualche giocatore di rientro degli infortuni, ma ragazzi, ma non si può provarlo quel pomeriggio. Comunque l'ha capito anche lui, secondo me, l'ha capito. Domenica arriva il Metallica, facciamo 3 punti. E avanti sempre, non c'è problema, ragazzi, non c'è problema. Stiamo vicino alla squadra, lasciamo perdere il mattino, contestatori vari. La squadra c'è, e il mister sicuramente ha capito. E quindi si spacca il culo al Metallica, scusate della parola, magari c'è qualche tifoso del Metallica che mi sta guardando. No, dai. Vinca il migliore. Portiamo a casa i 3 punti e si va avanti nel campionato. Qua c'è il sole, 16 gradi a Monaco di Baviera. Domani sicuramente pioverà. Comunque si va avanti. Sempre in gamba, ragazzi, Padova, Uberale, sempre, comunque, ovunque. Padova nel cuore. Il bianco scudo nel cuore. Alla prossima. Buona vita, ragazzi. Allora, la situazione è questa. Behold the King of Kings, on your knees, dog. There is only one.